Allora, però, il miglior camion che sia stato fatto dalla Lancia è un 5 cilindri. Un 5 cilindri, quando diciamo adesso si vedono i motori 5 cilindri, dovete ricordare che i 5 cilindri sono stati fatti negli anni 30. Era un camion che portava 40 quintali massimo. Aveva il riduttore era guida destra, riduttore in mezzo, per cui a un certo momento uno poteva ridurre tutte le marce, a differenza di tutte le altre macchine che avevano la prima ridotta. Sì o no? Esatto. E lui si è capito. No, ma lei è una persona esemplare, ha vissuto quel momento. Ho vissuto quel momento. Allora tenete conto che questo affare qua, cos'è? È una messa in moto ad inerzia. Voi qua girate fino al momento in cui questo assume la velocità che dovrebbe avere il motorino di avviamento con la batteria. Quando arriva a quella velocità, tirate sto manico qua, si innesta il pignoncino dall'altra parte e il motore parte. Questo è il punto. In questa maniera qua, non che batterie, non che questo, non è stato fatto. È stato fatto soprattutto la Lancia, l'aveva fatto, perché tutti gli altri, che a quell'epoca c'era il Fiat 634 o il 18BL, no, quello è ancora più vecchio, no, il 18BL della guerra 15-18, c'erano tre allora della Fiat, c'era il 15TER, il 18P e il 18BL, questi erano i motori che c'erano durante la guerra del 15-18, e i trattori di trazione erano i Pavesi. Quattro ruote motrici con dei cingoli montati che venivano, si muovevano in questo senso per poter riuscire a trainare i pezzi e adattarsi alle diversità. Dopodiché sono state fatte, diciamo, in Russia sono andate anche le Breda come macchine, perché erano quelle che non avevano il differenziale di trazione anteriore, partivano con due alberi di trazione che si spostavano. La definizione carioca, non si diceva carioca, allora la componentistica di varie. Infatti questo è il motore del Trarotta, che è un 5 cilindri, si vede che si vede la pompa con i generatori, pompa con i generatori, controllo schermo, mettiamo un gol. Beh, in Russia gli erano gli uomini più forti. Esatto.